Buongiorno a tutti, pasticceria al volo, tricks and tips. Quindi oggi in realtà non facciamo niente a livello pratico, ma volevo togliere dei dubbi su quello che riguarda la conservazione e come gestire il cioccolato. Allora, sfatiamo dei miti. Il cioccolato non va tenuto in frigo, mai. Perché? Perché il frigo ha umidità e perché il frigo ha degli odori. Quindi, dato che il cioccolato è pieno di grasso e i grassi fissano gli odori, insieme anche agli zuccheri, e il cioccolato contiene anche zuccheri, il cioccolato è come una spugna. Se noi lo mettiamo di fianco a una cipolla, saprà di cipolla. Per carità, può essere un cioccolatino gourmet, ma immagino che non sia proprio l'aspirazione di tutti i pasticceri o comunque di chi lavora al cioccolato magari a casa. Quindi il cioccolato ha una temperatura ideale di conservazione che è intorno ai 10-15 gradi con un'umidità controllata, quindi il frigo assolutamente no. Dove tenerlo? Allora, a casa d'inverno non c'è problema, quindi si può tenere tra virgolette in uno scaffale, ovviamente magari lontano da un termosifone. E altrimenti si può tenere magari dove fa un pochino più fresco, quindi se c'è uno sgabuzzino, una cantinetta, una tavernetta, può andare bene così. È perfetta la cantina del vino, quindi se avete magari una di quelle mini cantinette frigorifere da casa, in realtà c'è anche chi l'ha acquistata, comunque potete tenere tranquillamente il cioccolato lì. Quindi va lontano dall'umidità, perché l'umidità è un nemico giurato, nel senso che il cioccolato è anidro, quindi se noi andiamo a mettere dell'acqua o se lui prende umidità diventa quasi nutelloso, insomma molto denso, non si riesce più a sciogliere e ad averlo fluido come deve essere. Deve essere lontano dagli odori, come abbiamo detto, deve essere lontano dal calore, perché se prende sbalzi di calore ha uno shock termico, quindi si può andare a stemperare o si può andare a rovinare. E ha bisogno quindi di essere tenuto, diciamo, chiuso, meglio se lontano dalla luce, perché avendo dei grassi all'interno, esattamente come il resto della frutta secca, rischia di ossidarsi, in particolare il cioccolato bianco e il cioccolato al latte, che all'interno hanno del lattosio. Quindi, cosa dobbiamo fare? Semplicemente tenere chiuso il cioccolato, magari in un contenitore ermetico nell'armadio. Se fa caldo d'estate, ovviamo piuttosto al frigorifero, ma assolutamente tenuto chiuso, perché se prende umidità e prende odori siamo assolutamente fregati. Quindi molto semplice e penso non ci sia nulla da aggiungere. Ah, una cosa, se il cioccolato si stempera, quindi se prende troppo calore e che ne so a 35 gradi perché è estate, fa caldo e poi ritorna alla sua dimensione solida, non è più temperato, quindi vedrete tutti i difetti del caso, striature, puntini bianchi, e quindi abbiamo bisogno di fare tutto il temperaggio come da manuale. Trovate ovviamente gli altri video sempre che parlano di temperaggio. Quindi qualsiasi domanda scrivetemi, se no iscrivetevi al canale YouTube e su IGTV. Buona giornata e al prossimo video!